Oltre 50 lavoratori teramani del Mercatone 1, licenziati pochi giorni fa con un messaggio su WhatsApp da parte dell'azienda, si sono riuniti sotto la prefettura di Teramo per sensibilizzare le istituzioni alla loro difficile vicenda. Gli ex dipendenti del punto commerciale di Pineto chiedono che i propri diritti, come la cassa integrazione e il TFR, vengano almeno garantiti. Oggi, incontro in prefettura, abbiamo posto tre questioni principali. Il primo è quindi la vertenza nazionale e l'accordo che dovrà essere fatto al Mise e quindi di accelerare l'accordo al Ministero dello Sviluppo Economico per sostanzialmente far partire la cassa integrazione e i termini della cassa integrazione. E in questo caso le tempistiche sono ovviamente una modalità che diventa fondamentale per quanto riguarda le sorti dei lavoratori che, lo ricordiamo, sono in sospensione. Sospensione vuol dire che ad oggi non percepiscono nessun sostegno al reddito, sospensione vuol dire che non stanno lavorando, non ci sono ammortizzatori sociali, i punti vendita sono chiusi. Il secondo punto è quello dell'INPS, ossia di sostanzialmente sollecitare l'INPS regionale e l'INPS provinciale di Teramo per il pagamento del TFR, perché abbiamo ricordato al prefetto che in molte parti d'Italia l'INPS hanno sbloccato i pagamenti. Ieri è arrivata la notizia a Vercelli in cui sostanzialmente di fatto dopo l'incontro in prefettura si è sbloccato il pagamento del TFR, quindi ci auspichiamo anche che a seguito di questo incontro noi riusciamo a poter dire all'INPS che può pagare i TFR. La terza questione è l'interlocuzione istituzionale tra i comuni, la provincia e anche la regione per attivare tutte quelle modalità che in altre parti d'Italia hanno già attivato, ossia la sospensione dei tributi comunali o addirittura le agevolazioni fiscali che potrebbero appunto dare un sollievo ai lavoratori, o è quella che diciamo che abbiamo già fatto in provincia di Teramo 4-5 anni fa con l'ex presidente della provincia, in cui appunto c'è stato un accordo per l'anticipazione della cassa integrazione con le banche territoriali. Questi tre punti abbiamo esposto al prefetto e abbiamo chiesto appunto di darci un aiuto, un sostegno soprattutto istituzionale per ovviamente avviare tutto quello che c'è da fare da adesso fino a quando non si sbloccherà la situazione al Ministero dello Sviluppo Economico.